Sente quando prende la sabbia. Si mette proprio qui. Vediamo. That's incredible. Ragazzi. Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte, ma qui. Eccolo qui, ragazzi. Allora, partiamo con l'attività sul Garmin. Mettiamo pesca. Avvia pesca. Tramonto tra un'ora, tra un'ora e 4 minuti. Iniziamo a registrare il GPS, così vediamo pure quanto la pesca incida sulle calorie, che poco me ne frega, però sono curioso. Sono qui con la Aslan della Maver, la nuova canna che ho comprato, ricevendo uno sconto da parte della Maver in cambio dell'unboxing che ho pubblicato oggi sul canale. Adesso c'è la prova sul campo, vediamo come va. Quello che mi incuriosisce veramente è verificare se effettivamente questo che c'è scritto qui, 15,45 grammi, come dire, non è esattamente vero, perché in Maver mi hanno consigliato questa canna per 5,20 grammi, mi hanno detto lavora molto bene con quelle grammature. Vediamo, un po' di artificiali nuovi. Certo, il mare non è esattamente da spigolona, però ci proviamo. Guardate qui questa comodissima doppia freccia che ci fa capire subito se abbiamo ben posizionato la canna. È una 240, come vi ho detto, e ci ho messo sopra il mio Stradic 4000. Per il mare così poco formato, anzi zero formato, una 240 va bene, perché la 240, come detto anche ieri, ci permette di lavorare molto molto bene con gli artificiali, le Airbaits soprattutto, e sentiamo molto meglio. Questo adesso lo vado subito a verificare, perché non ho mai usato una canna così corta in mare. Montiamo il nostro Comomo secondo, preso a Giulianova da Profish con lo sconto del 20% sugli artificiali IMA, valido fino a fine mese, fine febbraio, e cominciamo subito a vedere come si lancia. Vediamo. Beh, effettivamente l'artificiale si sente bene, si sente lo scodinzolio, assolutamente. Se vi faccio vedere da vicino, madonna quant'è limpida, ragazzi,
lancia bene, quindi effettivamente lavora bene. Vabbè, ma questo è un artificiale che non mi ricordo, ma mi sa che pesa 15 grammi. È una specie di darter che lavora anche sente quando prende la sabbia. Metto proprio qui. Vediamo. Fantastico. Allora voglio andare un po' più in profondità. Allora, perché il Comomo comunque è superficiale, qua sto, adesso mi sono messo sulla scogliera e voglio provare questo Empathy 90, sempre IMA, preso su un sito polacco dove ho risparmiato, ho preso 5 artificiali, credo di aver risparmiato almeno 20-30 euro rispetto ai prezzi che ho trovato sui siti, su altri siti. Questo è bellissimo, lavora, è un sinking, quindi affonda, si può recuperare sia lento che veloce. Tutte queste informazioni le ho prese, come ho fatto vedere, in uno short, puntando Google Traduttore con la fotocamera sulle scritte giapponesi. Guardate che meraviglia. Quindi lavora intorno ai 20-60 cm. Siccome sto qua in scogliera, l'acqua ho visto che è un po' più profonda, quindi andiamo un po' più giù. E si può recuperare sia, come detto, sia lento che veloce. È una specie di darter però affondante. Bellissimo. Il peso è di 19, mi sembra, grammi, quindi insomma è anche bello pesante. Vediamo come si lancia. Sì, si lancia bene. Oggi c'è il mare limpido, quindi comunque ne approfitto per vedere come lavorano questi nuovi artificiali che ho preso. Guardate che bei riflessi che fa sulle gercatine, molto interessante, ragazzi. Si fa notare quando cade in acqua, fa una bella, un bel rumoretto. Adesso provo con un recupero lento, quindi immagino che col recupero lento lui vada sotto. Eccolo qua. Sì, molto bene, molto molto bene. Cioè, che è una meraviglia. Adesso lo lascio andare giù, perché qui non so se riuscite a vederlo, qua comunque c'è una grande buca, quindi è molto profonda l'acqua. Allora lo lascio andare giù e poi, ecco, adesso mi è andato troppo giù, ragazzi. Ecco, a farvi vedere come lavora questo Empathy e la IMA, perché veramente scizionale, veramente
Allora, non so se si vede, va a fondo, no? Piano piano, poi con una gercatina, ta, parte il riflesso argentato, molto adescante secondo me. Una bellezza rara di questo artificiale, e lavora anche bene. Lo danno come uso sulla foce, sugli estuari, con le acque non eccessivamente alte, però essendo un sinking va a fondo e quindi lo possiamo gestire un po' come vogliamo. Adesso ci spostiamo, andiamo su un altro scoglio. Empathy 90. Di nuovo e va giù, va giù. Verso la foce. Mancano 6 minuti al tramonto. Vorrei entrare in pesca nella zona che ho visto ieri quando mi sono fatto una passeggiata di fronte a uno chalet dove l'acqua è decisamente più alta. C'è uno scalino. L'acqua sarà 50-60 centimetri di profondità. Considerate che qua ci abbiamo, qua avremo sì e no 5 centimetri di acqua. Guardate qua, qua ci pescavo, qua ci ho incagliato gli artificiali chissà dove, e quindi lì invece il mare continua a essere abbastanza profondo, c'è questo scalino e vorrei indagarlo. Ho consultato pure l'app Nautitude che mi ha segnato un'altissima attività dei pesci più o meno a partire dalle 6, quindi ci siamo. Dovremmo, adesso proviamo il quali 105, quali 105 che mi viaggia a 40-70 centimetri, quindi scendiamo ancora con quest'acqua bassa, c'è poco da scendere, però scendiamo perché mi trovo su sta scogliera. Adesso quando mi sposterò più giù da riva ripasso all'Hyborn o al Comomo, insomma. Allora, questo è molto simile all'Hyborn che ho perso. Testa rossa, poi ho preso la spigola, è un testa rossa, però sta paletta che lo fa scendere di più. Floating anche lui, cioè gli ami sono veramente molto acuminati, tant'è che il sangue da tutte le parti sgrizza. Non è la lanciabilità del quali. Non male, non male. No, questo è più simile a un jack. Allora, lì di fronte c'è la sabbia, c'è un po' di una secca e poi si affonda.
si muove proprio bene. Missile. O sarà che c'è un po' di vento alle spalle, ma ragazzi, è partito, non lo so se è una combinazione canna artificiale, ma veramente è partito lontano lontano. Poi con la canna sento veramente bene quando tocca la sabbia, tipo adesso, da quelle toccatine, quindi so che mi trovo a fondo, lì mi posso alzarmi un po', alzo un po', lavoro un po' sopra il fondo, poi vediamo se qua, ecco qua mi sta lavorando bene. Due giocatine, eccolo qua, bello, visibilità ottima. Vabbè, togliamoci dallo scoglio e andiamo nella zona che ho studiato ieri. Con il Comomo II chiudiamo questa giornata di pesca. Condizioni per la spigola, no grazie, ci sta un'acqua bassa da paura. Oggi era pure limpidissimo, il mare troppo calmo. In realtà quello che ho voluto fare è stato provare questa canna. Allora, 15-45 grammi. La Maver mi ha detto che andava bene anche per un 5-25, allora 5 decisamente no. Ho provato un micro jig da 5, non si sente, cioè non si gestisce. Dai 10 in su invece va bene, lavora bene, si riesca a effettuare dei lanci veramente notevoli e si ha un'ottima sensibilità sugli artificiali. Quello che si diceva sulle canne da 2,40 m che permettono una manovrabilità dell'artificiale molto superiore a 2,70 m, lo confermo. È vero, perché non si perde mai il contatto con l'artificiale e si riesce a cercare, a muovere, a fare questi movimenti allegri dell'artificiale. È tutto per oggi, vi saluto, iscrivetevi al canale e buona giornata. Dimenticavo, ho salvato la pescata registrata con Garmin. Allora mi dà 4,79 km percorsi, vediamo tutte le statistiche. 3 ore 17, 557 calorie, frequenza media 80 battiti, massima 120. Ma sinceramente mi sembra tutto un po' esagerato. 557 calorie, non lo so, è vero che brucio molto, però vabbè, era giusto così per rendervi partecipe di questa app che c'è sul Garmin. Di nuovo buona serata.